freelance camp è smettere di lamentarsi e cominciare a cambiare. Una meravigliosa idea e soprattutto bellissime relazioni per essere sempre più free, ma sempre più in rete. Una specie di capodanno dei freelance. Ok, Gianluca Diegoli è all'orizzonte e quindi direi che possiamo cominciare e dare il via a questa ennesima edizione del Freelance Camp, nel decimo anno da quando tutto è iniziato. L'altro giorno mi è arrivata una newsletter di Cristina Scaraffia, Freelance Camp Roma, se qualcuno di voi è venuto anche a qualcuno dei Freelance Camp Romagna, e c'era l'elenco delle persone, dei professionisti e delle professioniste di cui lei si fida, che si sente di consigliare. Ma me lo sono letto e c'era dentro tantissimo Freelance Camp. Questa cosa mi ha molto emozionata, mi ha ridato per un'altra volta il senso di quello che abbiamo fatto e che continuiamo a fare in questi anni, creare delle reti di persone che si conoscono, che hanno modo di apprezzare e capire meglio quello che fanno gli altri e di sperimentare l'utilità, la bellezza di lavorare insieme in maniera etica, in maniera sostenibile, spesso da tanti punti di vista, anche umano, della gestione dei tempi, della gestione delle relazioni, e anche divertente se possibile, perché non è che siamo nati per soffrire, cioè forse siamo nati per soffrire, ma dobbiamo cercare di fare in modo di farlo il meno possibile. E quindi sono proprio felice di essere qui oggi. Devo dire, spesso abbiamo iniziato i Freelance Camp di settembre dicendo ah, è il capodanno dei freelance, quest'anno non mi sento tanto in questo mood, sarà che per essere un capodanno robe da festeggiare intorno non se ne vedono tante, e sento un po', come dire, in molte persone questa cosa di ma no, facciamo continuare un po' l'estate, non ci abbiamo molta voglia di buttarci nell'autunno-inverno che ci sta aspettando e che non sembra proprio ricco di regali e belle notizie, ma siamo qui comunque per costruire insieme delle cose, condividere delle esperienze, delle cose che abbiamo imparato, degli errori che abbiamo fatto, di cui la cosa migliore che possiamo fare è usarli per imparare, e anche delle cose che hanno funzionato. Sicuramente il Freelance Camp, nelle sue tante evoluzioni, è una formula che continua a funzionare, e questo è il merito, è vostro, nostro naturalmente anche, ma soprattutto vostro che continuate a esserci, degli sponsor che continuano anche a sostenerci. Qui oggi abbiamo con noi Rete Doc, arriverà Banca Etica, ma ci sono anche SiteGround, Yoast, Copreno, ci siamo noi di Digital Update, che sono quelli che lavorano. Io faccio solamente ormai la donna immagine, ho raggiunto Diegoli in questo ruolo bellissimo e poco impegnativo. E poi c'è WinRiser, che è lo staff tecnico, e un applauso fortissimo. E c'è sempre Roberto Pasini, a cui mandiamo sempre tanti pensieri, non sempre positivi, ma pieni di grande amore e grandissimo amore per voi.